Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Radio Bruno. Il nostro salottino si apre ancora una volta ai grandi della musica italiana, di cui fa parte Giordana Angi. Benvenuta. Buongiorno. Non so se faccio parte di questa categoria, però va bene. Beh, come si chiama la categoria? Ti ringrazio. Big, quindi non big. Mi sono inventata assolutamente niente. Grazie. È una nuova esperienza. Partiamo da questo. Come la stai affrontando? Allora, la sto affrontando ricordandomi le cose importanti, nel senso che in mezzo al caos di tante cose ho portato la mia famiglia, e per me è importante, è fonte di risorsa. E quindi la vivo serenamente perché cerco di, ripeto, di ricordarmi le cose importanti. Tanto importante la tua famiglia che la canzone che porti in gara al festival si chiama Come mia madre. Sì, è una canzone che non ho scritto io, che ha scritto l'altro autore, Manuel Finotti. Di solito le scrivo io, quindi è stato un esperimento un po' diverso. Però che cosa è successo? Che quando me l'ha fatta ascoltare mi sono commossa. Mi sono commossa e ho deciso di farla mia. E per me, che canto d'amore, che mi piace cantare d'amore, pensavo che cantare di un amore materno come una presenza importante nella nostra vita era un passaggio necessario da fare. Cioè, mi sarebbe piaciuto prima o poi cantare questo tipo di amore, perché l'amore di un genitore, scusami se mi dilungo, però ci tengo a dire questa cosa, è importante perché è presenza, no? Cioè, un genitore c'è a prescindere da dove sia, da dove venga, ci sta, è il suo modo di amare, quindi grazie. Non ti dilunghi, anzi, qui sentiti a casa, no, e se hai da commentare a noi fa solamente che piacere. Okay. E forse la tua famiglia, almeno da quello che ho letto, si ritrova anche nella scelta del brano, della cover che hai scelto ieri, o meglio, io ho letto, che era una canzone che suonava in casa tua. Sì, era una canzone che cantava mia nonna a casa, e quindi volevo portare una cosa vera, e cantare una canzone di Mia Martini era una responsabilità, un grande onore, e sono molto felice perché questa mattina dopo l'esibizione mi hanno scritto gli autori della canzone e mi hanno fatto i complimenti, mi sono sentita con Loredana Bertè che è rimasta contenta, e per me questo è importante perché non volevo che andassi in qualche modo a non valorizzare qualcosa. Quindi se le persone che hanno fatto parte di questa canzone hanno apprezzato, per me è un gran traguardo, quindi grazie che mi state sostenendo. E sicuramente anche il pubblico a casa ha apprezzato, nonostante ovviamente il confronto sia sempre con un vero e proprio mostro sacro. Guarda, non c'è neanche confronto, io volevo semplicemente dovevo scegliere una canzone, quindi dovevo per forza scegliere una canzone che aveva fatto il festival, quindi qualsiasi cosa avrei scelto mi sarei andata a confrontare con qualcosa di grande. Ho cercato di farlo con il cuore in mano. E ci è piaciuto davvero tantissimo. Grazie mille. E tu avevi già tentato l'ingresso al festival anni fa? C'ero riuscita. Avevo 17 anni, ero entrata tramite Sanremo Social, mi avevano votato le persone su Facebook. Entrai e uscii subito, persi, e poi fu difficile perché nessuna casa discografica mi voleva, le mie canzoni insomma non piacevano. Parlo di 8 anni fa, sì, quindi sono molto contenta di quell'esperienza lì, perché tramite quelle porte in faccia poi ho capito che innanzitutto la musica faceva parte della mia vita, perché poi non è detto che una cosa che fa parte della tua vita in un momento lo faccia anche dopo, no? Quindi è da quando ho 11 anni che tutti i giorni la musica fa parte della mia vita, ho il mio diario, e quindi questa cosa non si toglierà mai, al di là del fatto che sia un lavoro, perché non è un lavoro per me, non mi spaventa l'idea di tornare a fare altre cose, perché non mi aspetto niente dalla musica, tutto quello che mi arriva è davvero in più, perché sono molto grata alla musica di tutto quello che mi dà. Quindi sono molto onorata e felice di stare qua, davvero tanto. Sei quindi la dimostrazione che le cose, se devono avvenire, avvengono però nel momento giusto. Cioè, se
quella situazione nel 2012 ti avesse un po' scoraggiata, magari, non lo so, adesso staresti vivendo di altro. Di... Certo, ma assolutamente sì. Guarda, io fra l'altro mi sono iscritta all'università, quindi adesso, lettere e filosofia, sì. Proprio perché prima non me lo potevo permettere, e adesso avendo qualche soldo in più, la prima cosa che ho fatto è stata iscrivermi all'università, perché ho sempre voluto farlo. Quindi ti ripeto, so le cose importanti quali sono nella nostra vita, a prescindere dal lavoro che uno fa, penso che la vita sia fatta di piccole cose e di grandi cose come gli affetti e le persone che ci sono e ti stanno accanto, quindi mi dedico a quelle e poi cerco di mettercela tutta, però ti ripeto, la musica per me è un'esigenza, non è un lavoro. E quindi comunque vada se tu diventerai professoressa in lettere, esatto, magari. Sì, sì, continuerò a scrivere canzoni, assolutamente. Continuerai a scrivere canzoni. Mi hai anticipata perché ti avrei voluto chiedere dell'università, perché sei un'altra dimostrazione, nel senso, hai trovato la tua strada, stai riuscendo con l'arte, con la musica, però non hai dimenticato che c'è anche altro da coltivare. Questo potrebbe essere un messaggio per tanti, sì, coetanei che magari sognano, che ne so, di fregarsi. Guarda, io un sono, po'. Sono un po' anti, non so anti cosa, però sono, non, cioè per me sono importanti le canzoni, sono importanti le cose che avrei fatto anche prima del selfie o del non selfie, non è questo. So che mi piace scrivere, perché mi metto a confronto con me stessa, mi piace la musica, amo la musica, e quindi so che avrei voluto studiare e non vedo perché non dovrei farlo oggi che c'è un'etichetta che mi pubblica un disco, insomma. E che te lo puoi permettere. Allora, diciamolo esattamente, lettere e filosofia, ma quale indirizzo esattamente? Allora, è una università online perché non riesco a frequentare, non ce la faccio. Dai, non l'avrei mai detto. E quindi c'è di tutto, c'è cinema, c'è TV, c'è storia, c'è di tutto. Sono 8 esami il primo anno. Ho dato quello di letteratura, è andato bene e adesso insomma devo continuare a dare gli altri. Perfetto, università a parte, poi così ti lascio andare. Cosa farà Giordana da domenica? Cioè, chiuso il baraccone del festival, Cosa farà Giordana da domenica? Torno a Roma intanto, ad Aprilia specificatamente, e vorrei tanto farmi un viaggio, piacerebbe tanto, piacerebbe stare un po' in mezzo alla natura, non lo so, mi piacciono molto i paesaggi con le cascate, sai, queste cose qua, quindi non lo so, però sicuramente prendermi un po' di tempo, dare qualche esame. Comunque un bel contrasto, cioè adesso è un baraccone mediatico pazzesco dove tutto un giorno, quante interviste farà in un giorno? 10 interviste, 100 foto, sì. Ma è un piacere, guarda, quello è tutto un piacere, anche stare con le persone, cioè mi chiedono una foto, a me non mi sembra vero, quindi lo faccio proprio col cuore in mano, non è facile ritagliarsi gli spazi, quindi ieri quando mi sono messa lì a leggere c'avevo un po' la testa, non riuscivo proprio a concentrarmi. Però, ecco, finito questo, sicuramente avrò modo di poterlo fare. C'è qualcosa che ti aspetti dalla finale, al di là della posizione, dico? No, non mi aspetto niente. Questa è stasera è la seconda volta che ricantiamo la nostra canzone, quindi mi piace l'idea che la gente possa iniziare magari ad affezionarsi alla canzone, a riconoscere la melodia, le parole. Quindi cercherò di entrarci dentro il più possibile, stessa cosa che farò domani. Però per me è davvero un grande traguardo essere qua e non mi cambia niente. Cioè arrivare terza o 26esima, 24esima, veramente non sto dando il massimo e va bene così, davvero. Grazie mille Giordana Angi. Grazie per essere stata con noi. Ti chiedo un saluto per i nostri ascoltatori di Radio Bruno, quella camera. Ciao amici di Radio Bruno, sono Giordana e vi mando un bacio grande. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con L'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Italpizza, Biperbanca, Marlù, Diversamente Tu,